Buonasera, benvenuti a questa proiezione del Torino Film Festival. La sezione è quella dedicata al Torino Film Lab, il laboratorio di sviluppo e finanziamento di progetti di lungometraggi internazionali promosso dal Museo Nazionale del Cinema. Noi siamo qui per vedere uno dei film che è stato sostenuto durante il suo processo di realizzazione, in questo caso dopo la realizzazione, da Torino Film Lab, ma in questo momento ha luogo il momento più importante probabilmente dell'anno di lavori del Torino Film Lab, al termine del meeting event che si è svolto in questi due giorni con 250 professionisti provenienti da tutto il mondo che hanno ascoltato le presentazioni di progetti sviluppati quest'anno all'interno di TFL, del Torino Film Lab. Alla fine di questi due giorni c'è una premiazione, ovviamente, che sta proprio iniziando in questo esatto momento, e quindi dei cosiddetti Production Award, sono degli aiuti economici ai film di 40-50 mila euro, sono dati in questo esatto istante. Quindi alcuni dei film premiati questa sera avrete modo, io mi auguro, noi ci auguriamo, di vederli nei prossimi anni sugli schermi anche del Cinema Repository, del Torino Film Festival. Per fare questi film in genere ci vogliono un po' di anni, quindi noi magari li premiamo ora e i film incominceranno la loro vita sugli schermi dopo 3-4 anni. Per fare i film oggi, il cosiddetto cinema art house, il cinema d'autore di tutto il mondo, spesso lo vedrete, ci vogliono anche tanti paesi diversi, tanti paesi che magari hanno delle connessioni anche un po' strane, come è il caso del film di questa sera, che vedrete porta nazionalità ceca, sudcoreana, cilena e un altro paese che adesso non ricordo, e il regista potrà anche raccontarci un po' il perché di questi paesi, come sono stati uniti l'uno con l'altro. Il legame con Torino Film Lab rispetto a il film che state per vedere, noi non aiutiamo soltanto i film nel momento in cui vengono realizzati e prodotti, ci piace costruire anche dei prototipi di programmi e di azioni per aiutare i film. Quest'anno abbiamo raggiunto i 100 film realizzati che sono passati attraverso i 10 anni di Torino Film Lab. La questione è che i film non bisogna solo farli, ovviamente, i film devono anche incontrare il pubblico. E da 3-4 anni abbiamo incominciato un'azione che abbiamo chiamato Audience Design. Esiste, a un certo punto uno fa il film, dopo che il film è stato fatto arrivano le persone che si occupano del marketing, che solitamente devono incominciare a capire come vendere questo film nei vari territori del mondo, di fatto come venderlo ai distributori e quindi farlo arrivare sugli schermi. Abbiamo pensato, per il tipo di azione che noi facciamo sui film e sui progetti, che questo lavoro di tirare fuori degli elementi di interesse per il pubblico e per il mercato sui film fosse qualcosa che potesse arrivare prima, potesse arrivare già nella parte di sviluppo del progetto, non in un'ottica impositiva, cioè dobbiamo fare un film per i bambini di 15 anni che vanno a scuola e che sono appassionati di una cosa X, ma dobbiamo lavorare insieme ai registi e ai produttori per fare in modo che il film che loro vogliono fare trovi il proprio pubblico. Questa è, secondo noi, un'azione molto importante per aiutare ulteriormente il cinema che sosteniamo. E il film che state per vedere ha vinto un premio, che è l'Audience Design Fund. Abbiamo dato 40.000 euro a questo progetto, che ha potuto sviluppare una serie di strategie su tre diversi paesi in cui il film poteva trovare una distribuzione. Chiusa la parentesi, io inviterei qui a questo punto il regista di Harra, oddio, l'ho detto bene, Harra, The Play, Alejandro Fernandez Almendras. Grazie, welcome, bienvenido. Bruno Vetati, il produttore di questo film. Ho fatto una battuta prima sui paesi di produzione del film, è un mix piuttosto particolare, anche Francia,
magari vale la pena un po' raccontare qualcosa rispetto anche al tuo percorso di regista cileno, come sei finito in Repubblica Ceca con una partecipazione dei francesi, con in mezzo anche la Corea del Sud. Grazie, sono molto contento di stare qui e presentare questo film che hanno fatto in Repubblica Ceca, in ceco. Io non parlo ceco, io non posso intendere, comprendere niente di ceco, di italiano tampoco, así que, però, but this movie is it's already my sixth movie, and at this point I wanted to take a risk and doing something completely different than what I've done before, because I think that's the challenge of making movies, to learn. I mean, I've been learning to make movies for 10 years, and I'm still learning, and I hope this movie will teach me something. And it was this crazy idea because of my little child. He's half Czech, and so I've been traveling to Czech Republic for some time, and discovered a little bit the culture, the cinema. And this is a movie. I think that's enough for translation. It's okay. It's okay. Okay. And this is a movie that it is like an old movie. This is a movie from the 60s. It was done in the same way, with the same camera movements, with the music, the plot, the emotions. It's a kind of a small homage to the films from the 60s. Allora, questo è il sesto film che ho realizzato e ho voluto lavorare in una maniera un po' diversa, di correre un rischio rispetto a quello che era stato il mio lavoro precedente, degli anni precedenti, e, perché credo che proprio fare film rappresenti una sfida costante e continua e che ci sia sempre da imparare. Io sono 10 anni che imparo e spero di continuare ancora e di poter continuare ad imparare. La ragione per cui ho realizzato questo film si basa su un'idea un po' folle. Ho un bambino piccolo che è per metà della Repubblica Ceca. Tra l'altro io ho vissuto e vivo da qualche tempo nella Repubblica Ceca e poco per volta così ho scoperto la sua cultura e soprattutto ho scoperto la sua grande storia cinematografica. Quindi il film di questa sera è un grande omaggio al cinema ceco degli anni 60. Vedrete un po' quella che è la trama, i movimenti di macchina, le angolazioni, le emozioni. Tutto quello che vedrete nel film è proprio un omaggio al cinema di quell'epoca. The other thing is that the subject matter of the film is it's a little bit it's about a male, how to be a man in the 21st century, and how outdated we can be sometimes in when it comes to relationships, and how to be a father, and how to be a man. I think this is the time for women to express, to have movies, to have the vision of the world. But unfortunately, I'm not a woman. I'm a man, and so this is the only thing that I know. So I try my best, which is not the best, but it is what I can do, the best we can. Il tema del film è bene quello di parlare di un uomo, di come essere uomo nel XXI secolo e ho scoperto che a volte si può essere un po' fuori moda nell'essere uomo, scusate, nei rapporti, nel modo di essere padre, nel modo di comportarsi come uomo. Mi piacerebbe essere una donna, dice io purtroppo non sono da donna, questo sarebbe l'epoca delle donne perché secondo me hanno molto da esprimere e soprattutto in ambito cinematografico la loro visione sarebbe quella da raccontare e appunto io ce l'ho messa tutta per fare questo film, ho fatto del mio meglio, il meglio che abbiamo potuto compiere.
Grazie, grazie per lasciare uno spazio. La produzione di questo film è stata molto particolare perché il primo punto di questo film è stato la Corea, no? La sì, Corea certo, Cheongju. ha scelto questo film per un sostegno molto particolare che un festival gli ha dato a Alessandro la possibilità di fare il film e infatti ha contribuito 50% del finanziamento, ma gli ha dato un anno per finire il film, no? Che proprio diciamo me l'ha dato a me, no? Perché doveva io trovare l'altro 50%, ma il film infatti è stato fatto molto velocemente, veramente non so come l'ha fatto perché non parli ceco, ma come potete vedere che gli attori hanno fatto un bravo lavoro con lui e dopo l'anno che il film è stato fatto, Alessandro ha avuto un problema di salute molto pericoloso e questa situazione infatti mi ha aiutato a me, una cosa molto particolare, a cercare il soldo in tempo preciso per chiudere questo film e presentarlo. E dopo infatti il film ha avuto un forte sostegno, come hai raccontato tu, per la distribuzione. Il film, purtroppo il film, che è stato già finito e che oggi è la prima mondiale del film. Dunque, voi siete i primi spettatori fuori dei tre paesi, dei quattro paesi, scusami, che hanno aiutato a fare il film, per la situazione che succede oggi alla Repubblica Ceca e soprattutto al Cile. Il film non ha potuto ancora uscire dalle sale per ragioni politiche, non per ragioni economiche, infatti, no? E dunque il feedback che oggi il Torino li può dare al regista, è molto importante per noi perché dobbiamo cercare il modo di presentare il film in questo tempo che non è proprio il tempo degli uomini, no? Il tempo delle donne, ma credo io sono più positivo che il regista e credo che il film ha una cosa particolare da dire, una cosa originale e nel modo che è stato fatto, no? In bianco e nero, con calma, non è un film lungo neanche, questo credo che è molto importante. Dunque vi prego di dare a noi feedback, perché il vostro feedback, il primo feedback internazionale che abbiamo, sarà molto utile per presentare il film negli altri quattro paesi che sono Francia, Repubblica di Corea, Cile e Mi manca la Repubblica Ceca. Repubblica Ceca. Vabbè. E non puoi giocare come hai fatto per chiudere la produzione, la carta, no, ma il regista sta morendo, dovete darmi i soldi per finire il film, insomma, hai già giocato una volta. Y este fue, this was a, okay, we'll introduce the movie now, and this is a work of love also. It's my love for movies, my love for my kid, and you know, and my love for women in general, which is bad to say, but it's true. Il film che vedrete appunto è un'opera d'amore nei confronti del cinema, dei film, di mio figlio e delle donne, forse non dovrei dirlo, ma è la verità. Bene, grazie mille a tutti voi e buon film, buona visione.